doveroso ricordare chiaramente tantissime vittime, sia tra i cittadini comuni, ma anche tra il personale sanitario che ha dato la vita per questa pandemia, e quindi il primo pensiero va a loro. Il secondo invece immediatamente va ai tantissimi colleghi che stanno ancora combattendo questa battaglia, non solo dal punto di vista personale ma anche professionale. Un minuto di silenzio per ricordare tutti i colleghi vittime del Covid-19. Così ad Arezzo è iniziata la giornata internazionale degli infermieri, quest'anno in un contesto più che mai insolito, segnato dall'emergenza sanitaria. Siamo partiti con un minuto di accoglimento per le tantissime vittime, soprattutto nel personale sanitario che non ha vinto la battaglia contro il Covid. Oggi, il 12 maggio, è un anniversario importante. Uno è la giornata dell'infermiera internazionale, poi è anche l'anno mondiale definito così dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e soprattutto è il bicentenario di Florence Nightingale, perché il 12 maggio del 1820 è nata la madre dell'infermieristica moderna. Noi come ordini professionali siamo accanto ai nostri infermieri, oggi abbiamo voluto fare questa piccola rappresentanza dove abbiamo raccolto territorio e presidio che sono riusciti in questo momento a garantire una sicurezza di assistenza sul territorio, e soprattutto saranno gli infermieri i propri protagonisti della salute e della sanità del futuro, e questo se ne sono resi conto tantissimi, soprattutto a partire dalle istituzioni, ma anche i cittadini stessi. Infatti l'infermiere ci sarà, c'è e soprattutto c'è stato, quindi andremo noi a farlo valorizzare nei tavoli istituzionali. Una giornata che come ogni anno ha rappresentato l'occasione per ricordare l'importanza del ruolo di questa figura professionale della sanità, sia nell'assistenza che nella relazione umana con i pazienti, oggi forse più che mai. L'infermiere è la professione dell'assistenza, perciò è del prendersi in cura i nostri cittadini, di poter far sì che ci siano percorsi definiti di guarigione, e questo fa sì che il cittadino si senta all'interno di un sistema che si fa carico dei problemi di salute e che possa essere individuato come il paziente al centro dell'assistenza. L'emergenza Covid ha richiesto rapidi cambiamenti anche agli infermieri, dall'organizzazione del sistema alla gestione dei pazienti, per finire allo svolgimento del proprio compito. Siamo dovuti andare a ristrutturare completamente gli organici e posizionarci nelle zone dove maggiormente c'era il lavoro da fare, cioè a livello domiciliare e a livello di organizzazione dei tamponamenti, drive-thru o esami sierologici. Fondamentale adesso sarà il contributo degli infermieri anche nel disegnare la sanità che verrà. Io ho chiesto il loro contributo, il contributo di tutti i coordinatori infermieristici, degli operation manager, che dovranno disegnare insieme alle altre famiglie professionali il come sarà la sanità 2.0 della provincia di Arezzo.